Per poter osservare agevolmente un fenomeno fisico come la deformazione di un piatto sonoro da batteria sotto un colpo di bacchetta, occorre una ripresa ad alta velocità, che ne rallenti il movimento ai nostri occhi. Possiamo pensare il cimbalo vagamente simile a una galassia, un sottile disco con un rigonfiamento centrale che rappresenta la parte dove sono addensate la maggior parte delle stelle, polveri e gas che costituiscono una galassia a spirale barrata come quella in cui ci troviamo noi, la Via Lattea. Naturalmente il disco gira, con una velocità che porta le stelle, compreso il Sole, a compiere un giro completo attorno al centro di massa in 220 milioni di anni. Inoltre, come riscontrato nella maggior parte delle galassie di questo tipo, il disco non è piatto, ma incurvato, con un'estremità piegata da una parte e l'altra dalla parte opposta. Non solo. Come trovato da uno studio a partecipazione INAF del 2020 basato sui dati del satellite Gaia, questa curvatura si sposta nel disco con un movimento chiamato precessione, un ondeggiamento simile a quello di una trottola, diverso e più lento del moto di rotazione galattico. In altre parole, è come se le stelle facessero la ola mentre lo stadio ruota attorno al centro campo. Sebbene un altro gruppo di ricerca avesse recentemente confermato il movimento di precessione, un nuovo studio ne mette invece in discussione l'esistenza. Lo studio è stato condotto da Sofia Črobáková, astrofisica slovacca, dottoranda all'Istituto di Astrofisica delle Canarie, analizzando in maniera diversa gli stessi dati della missione Gaia sulla posizione e velocità di centinaia di milioni di stelle nel disco esterno della Via Lattea. In particolare, la ricercatrice ha considerato la variazione dell'ampiezza dell'onda galattica in funzione delle diverse età delle stelle, da cui ha dedotto che la curvatura, il warp come viene chiamato dagli addetti ai lavori, o non ruota affatto, oppure ruota molto più lentamente di quanto calcolato finora. La presenza e la velocità del moto di precessione sono elementi indispensabili per conoscere l'origine della bacchettata che ha provocato la deformazione del piatto galattico, un colpo inflitto presumibilmente dal passaggio di una galassia nana in un'epoca ancora imprecisata.